Piero Longhi è tornato nel contesto a lui più congeniale, ovvero tra le star del mito a Rally Legend. Il poliedrico e sempre brillante pilota piemontese è tornato sulla Renault Clio Super 1600 per lo show che coinvolge annualmente sulle strade bianche della Repubblica del Titano e che attirano migliaia di spettatori da tutto il mondo. Una Clio del 99, salutiamo e facciamo un applauso a Piero Longhi, ciao Piero! Poi qua, dai, ho vinto 5 San Marino, quindi la zona è giusta, quelli veri. Ciao Piero, ciao ragazzi, buona serata, in bocca al lupo! Spettatori a cui piacciono i rally e le sfide che sono capaci di animare i grandi campioni, che hanno scritto le pagine dell'epopea di una specialità senza tempo, ma che quando riportano alla ribalta i traversi sulla terra esaltano chiunque li ammiri. Subito 4, 40, 40, attenzione sinistra 4, secondo palo diventa 3, diventa 3, subito diventa 3 più occhio, per sinistra 3, Bivio no, continuo 4 meno. Subito destra 4 meno, vai. Continua alle 4, attenzione, sull'osso del 3 più al palo. Longhi e Miro Balli si sono difesi già nella prova spettacolo, dove la vettura a due ruote motrici non poteva esprimersi al meglio, con grande divertimento però per l'equipaggio. Anche qui, per Longhi, una situazione particolarmente affascinante, ovvero dopo le due prove su strada si è svolta la prova in pista di sera a Misano, proprio dove si concluderà la stagione del Formula 2000 Italian Trophy, la serie tricolore che Longhi organizza e promuove personalmente. Marco, guarda, con la tutina di Santini, girate un po', Gianmaria Santini, guarda, Gianmaria Santini. A parte, siamo qua a Misano, una marea di gente micidiale. Seconda prova, direi ci siamo divertiti un casino in pista. Prima prova bene alla Laghi, la terra era già un pochettino distrutta, siamo stati un po' attenti, però ci siamo divertiti, era anche lì una marea di gente. Marco è stato bravissimo, ricordo che Marco non è un navigatore ma è un pilota e che è andato oltretutto molto molto forte con la 208 settimana scorsa al Rubinetto e quindi si sta dando molto da fare. Devo dire che prima prova al buio, con questo attrezzo qui che va, gira 9.000 giri, prende tutta la strada, fa un casino dell'ostia, devo dire che è stato veramente molto molto bravo. E quindi, poi vabbè, qua in pista diciamo che è un po' il mio pane degli ultimi anni, Misano la conosciamo molto bene e adesso poi andremo di nuovo a fare la prova dei laghi. Però grazie anche a Piero questa possibilità che mi ha dato oggi. Essere qua a Legend prima di tutto è stupendo, essere qua con lui è ancora più bello e i risultati che stiamo ottenendo oggi sono fenomenali, sono contentissimo di questa esperienza che mi sta facendo passare. Quando un pilota del calibro dell'istruttore federale più ambito torna al volante per una gara, se ne accorgono in tanti, anche chi di titoli iridati ne ha 22, oppure chi è abituato alle luci della ribalta per bravura e bellezza. La gara è proseguita con prove più lunghe e classifiche che chilometro dopo chilometro cambiavano e si delineavano. Cartello, sinistra 3 meno occhio, subito destra 3 più,
occhio, subito, attenzione, attenzione, destra 3 più, dosso chiude. Sinistra 4 meno, per destra 2. Per sinistra 3 taglia. 80. Destra 3 più. Occhio e... Piero Longhi torna ad emozionare a Rally Legend, il titolo della tre giorni sammarinese per il pilota che è tornato in abitacolo a lui familiare. Attenzione, destra 3 più occhio. Chiude 3 su dosso. Perfetto, 3 meno chicane. Il poliedrico pilota ha dato spettacolo nel firmamento dei piloti sulle strade di San Marino al volante della Renault Clio Super 1006, che aveva portato al debutto nel 2002. Addosso vai! 60, stai largo, attenzione, spinta 2 più! La 21esima edizione del Rally Legend è stata anche l'occasione per vedere nuovamente in azione il pluricampione sulla Renault Clio Super 1006 della Twister Italia. Abbiamo fatto il primo giro della seconda tappa, due prove e poi la prova spettacolo, dove secondo me abbiamo dato un po' di spettacolo, malgrado il fatto di avere un due ruote motrici, perché ci siamo un po' divertiti col freno a mano, come al solito era pienissimo di gente, e la prima e la seconda prova di stamattina l'abbiamo fatta bene e la macchina è veramente eccezionale, non mi ricordavo più di come si poteva viaggiare, a che velocità, malgrado l'anzianità, malgrado i 20 anni sulle spalle, malgrado che sia un due ruote motrici, effettivamente se uno vuole spingere credo che si possano fare di nuovo dei bei tempi. Abbiamo fatto due prove speciali fenomenali dove mi sono divertito tantissimo, ogni curva è stata un'emozione unica. Non pensavo che si potesse arrivare a queste velocità con questa macchina, anche se l'ho già utilizzata anch'io tempo perché sono un pilota anch'io, ma non sono ai suoi livelli chiaramente, ma è stata un'emozione bellissima. La prova spettacolo che abbiamo fatto qua nella zona industriale mi ha lasciato senza parole proprio, non, ogni curva che faceva non, era un sospiro da tenere così, ah, bellissimo. Scende per sinistra, destra 4 meno, al cartello sinistra 3 meno meno occhio, subito destra 3 più, per sinistra 3 più. Super 1006. La scelta di una vettura che gli amici della Twister Italia stavano approntando per futuri noleggi, inoltre, presagiva una semplice passerella in mezzo a tanti campioni del motorsport e null'altro. Longhi, invece, ha sorpreso tutti, come d'altra parte Miroballi, e la stessa vettura che, nonostante le due ruote motrici, ha risposto ai limiti del potenziale. Thank you.
molto bene, siamo, mi sembra, decimi assoluti. Abbiamo fatto di nuovo un bel tempo alla Legend. Sulla Pian d'Avello abbiamo preso un po' le misure, adesso nel secondo passaggio spingeremo un po' di più e dai, mancano due prove. Prova speciale dopo prova speciale, sto scoprendo questa macchina quanto va forte, quanto tiene in ogni tipo di strada che facciamo, terra, asfalto. Piero è bravissimo, mi sta regalando delle emozioni bellissime e chilometro dopo chilometro sto cercando di aiutarlo il più possibile ad andare sempre più forte. Sta andando veramente molto molto bene. Dai, ci vediamo all'arrivo. Ciao ciao. La 21esima edizione del Rally Legend è stata per Piero Longhi densa di emozioni, ha riservato tantissimo divertimento e si è chiusa con una soddisfacente decima posizione assoluta. Primo di classe Piero Longhi, un altro dei grandi campioni che abbiamo al Rally Legend. Dov'è Piero? Eccolo, ciao! E l'abbiamo portata noi al debutto nel 2002, proprio in Europa al 1000 miglia, e quindi ci sembrava carino ritornare qui al Rally Legend dopo tanti anni. Infatti mi ricordavo che tu l'avevi guidato. Che... Insomma, da semplice show si è arrivati alla competizione vera e propria, con un finale in rimonta con il quale, grazie al settimo crono assoluto nella prova spettacolo conclusiva, l'inedito equipaggio è riuscito ad afferrare la top 10.